Amici telespettatori, buonasera. È venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Un Polifemo, quello di questa sera, dedicato alla situazione del comune di Taranto. Beh, manca un annetto per il rinnovo della massima assise consiliare, però vogliamo fare un po' il punto di questa consigliatura che, come dire, tira, no? Va avanti un po'. Forse per forza di inerzia. Poi c'è ci sono quei giudizi davvero preoccupanti, inquietanti, quelle valutazioni da parte del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che muove una serie di criticità per quanto riguarda proprio la tenuta contabile e amministrativa dell'ente civico. Cercheremo anche di capire un po' gli assetti all'interno della maggioranza, questa corsa all'assessorato, agli assessorati per l'ultimo giro della giostra, per l'ultimo anno di consigliatura, appunto, insomma, come dire, una puntata bella piccante, una puntata piccante con ospiti, devo dire che li apprezzo perché non si sottraggono alle, tra virgolette, forche caudine di Polifemo, scherzo naturalmente. Andiamo subito a salutare i nostri amici, a cominciare da Mimmo Cotugno, consigliere comunale di Taranto, Democratici e Progressisti. Buonasera. Buonasera Cotugno. Aldo Renna, consigliere comunale di Opposizione, Conservatori e Riformisti. Buonasera. Il dottor Ernesto Deri, presidente della Commissione Consiliare Bilancio, consigliere comunale ovviamente, eletto nell'Italia dei Valori, diciamo sinistra dei valori. Mi sono comportato bene, Deri? Benissimo. Poi avrò a fine trasmissione pizza e birra a spese di Deri. È una new entry per Polifemo, da poco si è insediata in consiglio comunale, ma sta portando avanti con energia e professionalità battaglie ambientali che io condivido in pieno. La professoressa Lina Ambrogi Melle. Buonasera. E allora, intanto una riflessione, una considerazione. Il PD ha paura di Polifemo. Il PD ha paura di Polifemo. Forse perché è un PD pelillocentrico e quindi ovviamente alla luce dei pessimi rapporti tra me e l'onorevole Pelillo, che intendo mantenere pessimi dal punto di vista, per carità, del confronto sul piano personale, nulla. Sicuramente l'ala del PD vicina a Pelillo evidentemente snobba, non vuole partecipare a queste trasmissioni, altre persone del PD invece sì. Pazienza, vi posso dire una cosa, che per Polifemo c'è la fila, tanto poi quando arriva la campagna elettorale i signori del PD verranno, poi bisognerà vedere se sarò io a volerli accogliere, chi la fa l'aspetti, amici del PD. Allora, partiamo subito da Cotugno. Beh, Cotugno, dicevo, un fulmine a ciel sereno, una bomba, tra virgolette, questa valutazione, queste valutazioni da parte del MEF, si è parlato di imprecisioni amministrative, contabili, una sorta di armata Brancaleone, sembrerebbe la tenuta contabile dell'amministrazione comunale di Taranto. Il sindaco dice che c'è una questione comunque ancora legata al dissesto. Vogliamo capire da un esponente di maggioranza che cosa è accaduto e perché c'è stata quella valutazione, che comunque è oggettiva, è quella. Dicevo, una visita ispettiva un po' tardiva, perché se quel poco che sono riuscito a leggere, perché abbiamo avuto l'intero documento abbastanza corposo fra giovedì e venerdì, quindi ancora non l'ho esaminato attentamente. Ah, sicuramente in alcuni passaggi il fatto che il sindaco dica noi abbiamo ancora il riflesso negativo del dissesto 2006, sicuramente è una cosa evidente, diventa chiaro a tutti. Non è cambiato assolutamente nulla, perché nel frattempo non c'è stata presa di posizioni governative che davano la possibilità a Taranto di uscire dal dissesto. Ci si è arrabattati un pochettino, forse anche con una certa insipienza
da parte dei dirigenti comunali, dirigenti e macchina comunale, che vorrei che fosse chiaro a tutti, è una macchina che è ben collaudata con col vecchio, col nuovo, e che sarà collaudata anche sul futuro. Quindi uno scarico politico sull'amministrazione Stefano ritengo che non possa essere fatto, ma deve essere fatto naturalmente un'analisi attenta di quelle che sono le cause, però, e le motivazioni per cui ci troviamo. Però non vorrei che ora il dissesto diventasse la pezza a colore per tutto. Cioè, se si è parlato di imprecisione, di genericità, di bilanci molto ma molto dilettantistici, tra virgolette, nella loro stesura, qui, come direbbe il suo ex leader Di Pietro, non ci azzecca, Deri, non ci azzecca niente il dissesto. Guarda, Abate, sicuramente stai parlando con una persona sì, che fa parte della maggioranza Stefano, e sino a che, sino all'ultimo giorno dell'amministrazione, non mi muoverò da lì e continuerò a fare il mio ruolo di grillo parlante all'interno della maggioranza. Di grillo parlante soprattutto all'interno, perché io non ho rappresentato in giunta e ritengo però che quando si parla ne parleremo fra un po'. Forse questo è il motivo per cui è necessario, perché il più delle volte all'interno della giunta, con o senza il sindaco, si fanno i biglietti. E allora, se anomalie ci sono, soprattutto il partito di maggioranza relativa all'interno della maggioranza, e che ha in carico vice sindaco, presidente del consiglio, un assessore, poi non riesco a capire, SDS c'ha un consigliere comunale e due assessori. Beh, ma diciamo invece che, il suo gruppo ha due consiglieri e zero assessori, diciamo, non tornano i conti. Diciamo che tutto quanto l'insieme, sin dall'elezione del 2012, è una squadra che si era omologata a qualcuno a cui hai fatto riferimento prima, anche all'interno di SDS. Naturalmente, trovandosi all'interno di quella maggioranza, un'opposizione in maggioranza che ha saputo in alcuni casi bloccare l'amministrazione su argomenti importanti dove si stava sbagliando, naturalmente darebbe fastidio avere quel tantum in più in giunta, perché è invece bene è tanto che bello avere sì, no? Gli yes men per il sindaco, sì, ma non è bello averlo per il sindaco, forse è bene averli per tutti quanti quelli che compongono quella giunta, perché c'è il sindaco, non dimentichiamo che è il primus inter pares, e quindi di conseguenza all'interno del... Però devo dire che Lonuce, Cose e Scasciamacchia sono tre soldatini del sindaco. Ma non solo Lonuce, Cose e Scasciamacchia, ma penso tutti quanti, sono soldatini di se stessi. Ma sono soldatini di se stessi, e il più delle volte, con l'aggiunta del sindaco che... È chiaro. Il sindaco penso che si sia costruito una giunta, soprattutto nell'ultimo periodo, fatta sì di yes men, ma sono tanti solisti all'interno di una squadra che continua. Ho notato però una cosa, poi passiamo subito a Renna, che ora un po', visto che si avvicina la scadenza elettorale, molti incominciano a lasciare la barca, ad affrancarsi. Beh, non si fa così. Cioè, se uno è stato legato al sindaco, è giusto che lo sia fino alla fine, almeno per un rapporto di coerenza. Se poi c'è opportunismo, come c'è, si capisce tutto. Renna, lei è il signor no di questa maggioranza. Parliamo di questa vicenda e di altre che la vedo molto attento, sempre puntiglioso. Beh, il ruolo dell'oppositore è quello, sì, giustamente. Però quando vedi una barca che fa acqua dappertutto, sei costretto a mettere sempre il no davanti, perché effettivamente ci sono tante di quelle inesattezze di questa maggioranza e di questa giunta. Io non voglio contraddire il mio amico Cotugno, perché con Mimmo abbiamo fatto molte battaglie, però quando si innesca subito il meccanismo, come hai detto tu giustamente, avete una matrice comune di sinistra, illis temporibus. Certo, perché purtroppo siamo nati operai e avevamo quell'istinto di difendere l'operaio, e poi ti rendi conto che poi c'è qualcuno magari che non è di poi sinistra. Poi Taranto si è citizzata. Soprattutto sì, in quel periodo che siamo nati noi politicamente. Certo. Sì. Ti dicevo, quando tu dai una matrice
che dai la colpa al dissesto. Io non vorrei dire sempre le solite cose, perché nella maggioranza ci sono 8 consiglieri comunali che facevano parte della giunta di Bello, del consiglio comunale della Ribello, quindi non vorrei tirare ogni volta su questo e buttare poi addosso ai miei colleghi, che sono colleghi come Mimmo Cotugno, che oggi sono anima critica all'interno di questa maggioranza. Ma bensì bisogna vedere in questi 9 anni che cosa è successo all'interno dei bilanci. Lei sa, signor Abbate, che io personalmente ho fatto anche degli esposti alla Procura della Repubblica. Certo. Per quando, però diamoci da tu, perché nella vita privata ci diamo del tu. Mi sento un po' in imbarazzo, no? Ok Luigi, va bene. Dimmi Aldo. Per quanto concerne i bilanci, ci sono stati alcune inesattezze. Domani l'onomastico pure, quindi ci fosse Aldo. Vabbè, un Tarantino deve essere allora, scatato. Diciamoci la verità, qui siamo amici e ci diamo del tu. Ora, leviamo queste etichette stupide, dottore, lei. Infatti, non lo so, chiamiamoci per nome e basta. La signora Abbate. Ok Luigi, allora l'abbate, non l'abbate, l'abbate, no, l'abbate Luigi, era qua. Luigi. Come ti dicevo, negli esposti fatti la Procura, effettivamente all'interno di questi bilanci c'era qualcosa che non andava. La Procura è lenta, la legge è lenta, ma colpisce, secondo me colpirà al momento giusto. Andare a vedere oggi quali sono le inesattezze di questi bilanci, beh, dobbiamo andare prima di tutto a vedere i bilanci e le approvazioni in Consiglio Comunale per le compartecipate, perché il danno è lì. Perché questa maggioranza ha votato 20 milioni. Si riferisce a AMIU, AMAT. Perfetto. No. Soprattutto all'AMIU, dove hanno votato 20 milioni di euro che non sono serviti certamente a sanare il bilancio dell'AMIU e dove si apprestavano ancora oggi a votare altri debiti fuori bilancio e altri soldi per l'AMAT. E meno male che qualcuno ha puntato i piedi per terra e non è riuscito a fare questo tipo di operazioni. Quindi le compartecipate sono delle palle di ferro ai piedi di questi consiglieri comunali. Aldo, però poi io fallo finire, no, Mimmo, fallo finire. Io lo so, perché quando stuzzichi no, colui che si poi all'ultimo anno dice io però sono l'anima, no. Al collega fate tutto voi, io ma tu lo sai che il dibattito come me, poi se mi fate venire la rabbia, poi se che vi candido e prendo il posto vostro in consiglio, segue la politica e l'amministrazione da tempo. Chissà che non si verifichi. Quando parliamo di AMIU, forse faremmo bene a ricordare come si è ingrossata di tanto personale quell'anno. In quali anni? 93, 94, 95, 96, 97. Mangio io che mangi 2000, tu, no? Appunto, mangio io che posso mangi risponderti? Certo. Ti posso rispondere? Quando tu dici, chiedo scusa, quando tu dici ingrossare, specifica cosa vuol dire? Ingrossare nel senso di aumento di personale. Quindi posti di lavoro. Posti di lavoro. Ecco, allora, si lavorava, si produceva e gli stipendi c'erano. Oggi hai questo bisogna vedere in che anno è successo. Perché se tu dici al sottoscritto, siccome il potere l'ha gestito dal 94 al 99, beh, la città di Taranto, cito De Cosmo, sa che cosa è successo effettivamente in questa città. L'abbiamo rivoltata come un calzino, abbiamo votato debiti fuori bilancio, abbiamo chiusi con i bilanci in attivo. Oggi ve ne venite. Dalla Di Bello in poi il sottoscritto è stato all'opposizione. Allora, se voi mi dite in quei bilanci c'è qualcosa. Dalla Di Bello in poi, sto dicendo. Dalla Di Bello in poi. Allora sì, dico io, forse ha ragione, forse ha ragione. Okay. Però un ultimo passaggio. Per quanto riguarda il 98, nel 1998, chi stava in Forza Italia? No, dico la Di Bello era di Forza Italia. Sì, ma io stavo con la lista Condemi, oppositore grandissimo della Di Bello. Quindi ancora una volta. Vabbè, però cercate di trovare. Centrodestra sempre. Non andiamo. Perché con Aldo bisogna facciamo stare attenti. Nei suoi vari passaggi. Vedi quanto è bravo. Vedi quanto è bravo. Sai perché dice nei suoi vari passaggi. Ma non dici che il cittadino ha sempre seguito Aldo Re. Cosa vuol dire questo? Però io sono perso. Il consenso ce l'ha. Vuol dire che è fedele e rispettoso degli impegni con gli elettori. E questo interessa, la coscienza politica di confronti in chi mi va a votare. Cambia formazione politica, però comunque ha un consenso, vuol dire che c'è il rispetto dell'elettore. Brevemente, perché concludere, nel 98 facemmo assunzioni al comune di Taranto con 2 progetti della raccolta differenziata che è partita. Quei 198 sono stati assunti all'AMIU perché poi purtroppo nel 2000 furono fatte delle cooperative da parte di Copolis e compagnia bella, non si trovò più il bando da matasse e qui dico Mimmo Cotugno ha ragione. Allora, Deri, insomma, abbiamo parlato di questo giudizio del MEF, tu sei presidente della Commissione Bilancio, l'uomo dei numeri, però insomma sì, l'analisi è impietosa.
Io l'ho letta, se ne possono veramente discutere, per forse dovresti fare più di qualche puntata. Qual è il tallone allora, di Achille? Allora, sicuramente c'è una macchina amministrativa ereditata dalla procedura del dissesto, che ha trovato anche per noi stiamo parlando addirittura dei residui attivi del 2006, cioè ancora adesso non si riesce a trovare e a quadrare le carte di quello che è successo negli anni che hanno portato al dissesto. Quando si dice noi abbiamo avuto la massima disponibilità, perché i rappresentanti del Ministero che sono venuti per fare i controlli poi dicono che hanno avuto ampia disponibilità, perché li hanno accolti a braccia aperte, cercando può darsi che questi ci daranno una mano per cercare di capire e di sbrogliare la matassa, perché la matassa all'interno dell'ufficio della ragioneria di Taranto era veramente un disastro ed è un disastro. Abbiamo cambiato 11 dirigenti da quando c'è l'amministrazione Stefano, sono passati dalla direzione risorse finanziarie 11 dirigenti. Quando qualcuno riusciva a capire qualche cosa, abbiamo avuto per esempio Caminiti, dottor Caminiti, che è stato molto bravo, era riuscito a capire qualche cosa, dopodiché lui ha detto no, però mo basta, ho cercato di mettere una pezza, però era come andarsi a bruciare, a toccare con una materia che è veramente complicata e sicuramente quando non trovi ordine, quando hai difficoltà, una macchina amministrativa si inceppa. E la cosa brutta, la cosa che noi abbiamo sempre detto, proprio come spirito critico, ma non critico così a prescindere, critico in forma costruttiva, perché noi vogliamo cercare di andare a recuperare tutto quello che sono stati i vari passaggi che hanno portato a questa situazione. E quindi cercare di capire, dice, possiamo mettere un po' di ordine? Lo stesso bilancio di previsione, sempre però anche i due funzionari, a mio avviso, anche il fatto stesso che non c'è un assessore al bilancio. Allora, io questo se voglio rispondere, perché il sindaco perché noi diciamo la parte politica, se una serie di però incarichi. la parte politica deve essere affiancata in quello che deve essere il suo piano strategico, diciamo, del programma. Si deve avvalere del tecnico. Allora, io come politico vorrei dire, io che cosa voglio fare? Voglio incrementare il verde, voglio incrementare, cioè io devo dare un indirizzo politico, poi devo avere il dirigente che oppure il funzionario che mi deve predisporre la delibera per dire sì, si può fare o non si può secondo fare. Secondo me abbiamo dei dirigenti scienziati. Lo dici in forma ironica. Scusate, direi proprio di sì, perché quando uno vede quella catastrofe, allora, è stato lo Spirito Santo. È sicuramente vero, è talmente vero, Luigi, che noi in diversi debiti fuori bilancio, e qua i colleghi me ne daranno. E allora io farei un bel valzer. Che è venuto da poco, ma il prodotto non cambia, perché se quelli più bravi, magari che hanno studiato ragioneria, tu li metti a urbanistica perché a urbanistica o ai lavori pubblici servono persone che siano un po' più attenti, e li togli dalla ragioneria, cioè alla ragioneria ci dovrebbero stare i diplomati in ragioneria. O metto per esempio come assessore una biologa all'urbanistica, è come se io mettessi un ingegnere in ospedale a fare il medico e il medico sui cantieri. Io scenderei le due questioni, la questione politica dalla questione amministrativa. I colleghi, stavo dicendo prima, me ne daranno atto, in più di qualche delibera noi ci siamo dovuti sostituire ai funzionari, abbiamo dovuto cambiare e correggere e far correggere la delibera che era scritta male, molte volte scritte anche con errori materiali, più di qualche volta abbiamo detto scusate, ma come mai dobbiamo pagare questo debito fuori bilancio, ma perché non avete messo, addirittura c'era il capitolo di spesa, c'era capienza, non l'hanno trasmesso nei tempi e hanno fatto gli avvocati, voglio dire, no? Decreto ingiuntivo e precetto, e noi ci troviamo il pignoramento perché c'è stata una macchina amministrativa bloccata. Parecchie sentenze, il Comune di Taranto non si è mai presentato. Sentenze, anche l'avvocatura c'è carenza di personale. E veniamo al secondo aspetto. No, velocissimamente. Perché bisogna dire la e bisogna dire la zeta. Lina, è già. Abbiamo già detto.
Allora, bisogna dire l'uno e l'altro, perché da un lato tu possiamo anche dire che non c'è stata questa dirigenza forse all'altezza di quella che era la situazione amministrativa di Taranto, però dobbiamo anche dire che c'è una forte carenza di personale. Perché sì, sì, però diversamente al di là della carenza, però sono proprio delle bucce di banane, delle diversamente scivolate dall'Amio, no? Diversamente dall'Amio, e ti dico subito, e non può essere neanche una giustificazione la carenza di personale. Okay. Appunto. Va bene, circa 20 minuti, 22 minuti di trasmissione, primo break pubblicitario. Al rientro la professoressa Lina Ambrogi Melle del Lista Ecologisti Calponelli. Benissimo. È subentrata da quanti mesi? Due mesi e mezzo. Parleremo della tua esperienza tra qualche minuto. Un break di qualche pochi minuti e saremo di nuovo con voi. Rieccoci, seconda parte di Polifemo. Ci stiamo occupando a 360 gradi dell'operato dell'amministrazione comunale di Taranto. È il momento della professoressa Lina Ambrogi Melle, è subentrata da due mesi, come dicevamo prima del break, in consiglio comunale. Beh, lei porta avanti il vessillo ambientalista. Beh, intanto dici come è stata questa tua esperienza. Due mesi, hai scoperto sicuramente un altro mondo. Certo. Però ti vedo molto ferrata nella difesa dell'ambiente. Allora, innanzitutto mi ha sorpreso questa carica, perché non me l'aspettavo, ormai erano trascorsi 4 anni, quindi pensavo che Angelo Bonelli concludesse la legislatura. Però ho avuto dei problemi familiari, quindi sono subentrata, ovviamente nella maniera che mi contraddistingue, cioè in maniera molto seria. Ho lasciato la scuola, perché io insegno da molti anni qui a Taranto, e diciamo che questo impegno assorbe tutta la mia attività lavorativa. Sin dal primo giorno sono arrivata in consiglio comunale, partecipo a tutte le commissioni, diciamo con uno spirito molto collaborativo, perché a me interessa una sola cosa: riuscire a trovare delle soluzioni a tantissimi problemi che noi abbiamo. Quindi non solo la salute e la vita, ovviamente, che sono diciamo, i temi che mi hanno sempre animata da molti anni, che mi hanno indotta appunto a candidarmi insieme ad Angelo Bonelli, ma anche diciamo, tutte le altre tematiche che possano portare a Taranto uno sviluppo di tipo diverso. Ecco, su questa vicenda dei rilievi posti dal MEF, certo sono due mesi che ti sei insediata, ma... Certo, ho partecipato, sì. Anche... Cosa ti pare? Beh, indubbiamente sono dei rilievi molto gravi, insomma, esige chiarezza, bisogna fare assolutamente chiarezza su queste questioni. Comunque già diciamo, dall'approccio che ho avuto nelle varie commissioni con qualche dirigente che ho avuto occasione di conoscere, insomma, mi sono accorta che la macchina amministrativa non funziona. Innanzitutto perché ci sono rotazioni, l'abbiamo detto prima, no? Cioè questa rotazione di dirigenti penso, cioè in ogni settore ci deve essere la persona più qualificata, occorrono le competenze per poter risolvere i problemi, quindi la rotazione insomma, se è in tempi brevi non aiuta poi ad affrontare, certo. Ad amministrare. Ecco, andando alle tematiche prettamente ambientali, no? Ora sembra questa amministrazione diventata ambientalista. Però forse quando doveva essere ambientalista non lo è stata. Beh, indubbiamente cioè io già nel 2010 portai dei miei alunni sotto il comune, perché all'epoca era esplosa la questione del benzopirene, e io personalmente avevo in mano una sveglia che voleva indicare svegliatevi, no? La situazione è grave, non continuate a dormire.
Indubbiamente io ho notato da parte delle amministrazioni un atteggiamento troppo remissivo nei confronti dei governi, che non hanno assolutamente tutelato i nostri diritti alla vita, alla salute, all'ambiente. E allora io posso anche capire che ci possa essere un atto di fiducia per una volta, per un breve periodo, ma quando passano gli anni e i problemi, anziché risolversi, si aggravano, beh, è necessario che l'amministrazione, che il sindaco in testa, faccia come hanno fatto a Genova, no? A Genova sono state le donne a evidenziare i problemi gravissimi della salute collegati con l'aria a caldo, ma poi il sindaco... Secondo me il problema è anche quello che, almeno come gruppo consigliare, molto ma molto frenato è il PD. Perché chiaramente il PD, magari anche i consiglieri di Taranto vorrebbero, alcuni vorrebbero opporsi, però poi chiaramente il PD fa parte del governo, nel PD c'è Pelillo, Pelillo difende a spada tratta Renzi, difende i decreti, lui li chiama Salva Ilva, io li chiamo Ammazza Taranto, lui li chiama Salva Taranto, io li chiamo Ammazza Taranto e Salva Ilva, e quindi chiaramente i consiglieri rimangono bloccati, no, e poi non vengono qui, Luigi, perché qui non si fa sconto a nessuno. Luigi, forse però bisogna calibrare un attimino il tiro, nel perché? Senso che tu hai detto, dici, questa amministrazione non era per la salvaguardia dell'ambiente, no. Cioè io parlo, non mi sento proprio... No, parlo dei... Nel gruppo del PD ha parlato degli assessori trainanti, allora, in questo noi senso. Abbiamo sempre detto, allora quando dico noi posso parlare per alcuni esponenti, sì, della maggioranza. Abbiamo cercato sempre, e tu ricorderai, e ci stava anche Angelo Bonelli, abbiamo deliberato quasi sempre ordini del giorno e anche mozioni, molte volte l'unanimità. Dove non abbiamo trovato l'unanimità ci sono stati o uno o due astensioni. Questo lo devo dire anche con Aldo, che fa parte insomma, la chiamerei minoranza più che opposizione in quel caso. Vabbè, no? Perché voglio dire, se dobbiamo parlare dell'ambiente, cioè chi di noi può pensare di essere favorevole? Noi l'abbiamo sempre criticati, tutti i vari decreti. Noi li abbiamo sempre criticati, e tu lo sai, anche dei valori, anche a livello nazionale. Noi abbiamo fatto anche interrogazioni parlamentari sulle questioni, del recuperare anche i Riva, che noi gli abbiamo detto di peste e corno, voglio dire, di quello che hanno combinato su Taranto. Dopodiché sì, tu hai ragione quando si sono stati fatti questi decreti da parte del governo Renzi, quindi nonostante che la magistratura finalmente, dico io, con coraggio era riuscito per dire che questa era un'industria che stava uccidendo la città di Taranto, poi ci sono stati i decreti che hanno stoppato la magistratura. Però stiamo parlando di livelli alti, no? Stiamo parlando di livelli nazionali. È l'ambientalismo dell'ultima ora, guarda caso, vicino al rinnovo del Consiglio Comunale. Lì non ci siamo più. Cioè, prego. Scusi. Dico, comunque io ho un'esperienza precedente. Perché già la prima legge Salva Ilva per me era una cosa veramente inaccettabile, perché chiaramente sì, già dalla prima, secondo me, si doveva agire in maniera forte. Invece io che cosa ho notato? Che nonostante le dovute critiche c'era, come da parte dell'amministrazione, questo voler credere nella cosiddetta impossibile, secondo noi, ambientalizzazione. Per me è impossibile. Allora, è impossibile perché quegli impianti, sappiamo bene, sono vecchi, sono a ridosso della città. Ma perché poi il governo ha detto, signori cari, è industria di Stato, ve la dovete tenere, vi piaccia o no? Scusa, questo non c'entra. Facciamola finire. La mancata copertura dei parchi minerari. La copertura dei parchi minerari poteva iniziare. Facciamola finire e poi riprendiamo il nel momento in cui le promesse del governo sono state disattese, allora anziché accettare la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sette, l'ottava, la nona, ogni volta c'era un problema interveniva un decreto, secondo me non era possibile dare una fiducia d'oltranza al governo, bisognava intervenire in maniera forte, così come io ho suggerito, io con l'ultima mozione ho impegnato il sindaco, l'ho presentata io, poi ho avuto il voto
diciamo, positivo loro. Il PD si è astenuto perché voleva introdurre un elemento che avrebbe un po' stravolto tutto. Comunque, cioè, indicazioni chiare, arrivare con un atto forte e dire: questa AIA non tutela Taranto, noi chiediamo, ecco, al ministero la revoca. Ecco, però torno, ecco, poi subito. Il discorso, cioè, è questo. Un atto forte, io ho parlato del partito di maggioranza relativo, perché se nel PD tu la pensi diversamente dal gruppo dirigente, immediatamente tu vieni commissariato. È accaduto a Statte. No. Quindi è inutile che andiamo tanto lontano. Assolutamente. Nel PD o è come dice Pelillo, oppure il partito, come dire, chi la pensa diversamente, Luigi, si mette fuori dal partito. Allora, non è questo argomento di discussione interno al PD. Io un certo discorso vorrei farlo. Io vengo dal mondo del PD, ma naturalmente mi sento ambientalista, ma mi sento ambientalista da sempre, e quindi non accetto lezioni dagli ambientalisti dell'ultimo però anno. Prima eri a favore di Tempa Rossa. Io continuo a essere tecnicamente, perché Tempa Rossa, scusa, che razza di ambientalista, mi fai finire Tempa Rossa, no, mi dovete far finire, perché riempirsi la bocca di ambientalismo senza prospettive per questa città, se si vuol fare ambientalismo bisogna anche aumenta l'inquinamento del 12% il problema di Taranto non si risolve chiudendo l'Ilva e chiudendo Tempa Rossa. Morendo si risolve, scusa, il problema stiamo di morendo, Taranto. Stiamo morendo a Taranto in continuazione, i bambini, giovani, di tutte le età muoiono, io continuamente, anche ieri, e tante persone che conosco, cioè morte, 50 anni, 58, signora, 52, gente, così noi abbiamo quanta gente a Taranto eccessi. Muore anche di fame? Degli eccessi. E siamo gente a Taranto morire di fame che morire di tumore. Meglio morire di fame che morire di tumore. Perché a Genova hanno risolto il problema? Il panino si trova, deve col tumore non anche si gli altri. Prego. Ma veramente stavo parlando io, siete voi che mi avete interrotto. No, aveva finito. Aveva finito ed era passato a me. Io penso che mi hai. È un open space. Facciamo parlare Cotugno. Mozione d'ordine. Cotugno ha chiesto la parola, ne è data la facoltà. Già da quando nel 2012 Taranto si è ritrovata improvvisamente ambientalista. Taranto si è diventata un movimento nazionale per l'ambientalismo, per salvare la vita e la salute, senza pensare che c'erano là dietro 20.000 lavoratori che possono anche fare senza un lavoro pulito, esistono anche i lavori puliti, non esiste un lavoro che per lavorare devi dare la vita. Facciamolo finire. Allora, facciamolo. Questo è il modo di ragionare da parte di certo ambientalismo, perché tanto si sta tranquilli nelle proprie case, si può fare sparare addosso, nessuno può stare tranquillo. Non viene impedita la bocca del benzapirene, io ho lavorato in mezzo a questi prodotti. Non me li devi dire a me. Allora, quando devi fare una battaglia politica, ma la devi fare direttamente. Io voglio fare una battaglia per la vita. Scusami Lina, però il problema non è troppo semplice. Secondo solo devi. Posso provare? Poi ti diamo la parola. Io ho davanti agli occhi un'intervista fatta da un operaio dell'Ilva. Un operaio dell'Ilva che aveva tutti e due i figli, tutti e due i bambini malati di tumore. E gli hanno chiesto, gli hanno fatto l'intervista, dice: vabbè, ma lei ha tutti e due i bambini malati di tumore, quindi lei è per la chiusura dell'Ilva. Questo come ha risposto? Come ha risposto? Assolutamente. Io ho bisogno di curare i miei figli. Ah, e quindi praticamente lui lavora, guadagna per curare Luigi, io ti sto parlando, cioè, Luigi, io ti sto parlando e mi sta venendo e mi stanno venendo i brividi, perché quando io ho ascoltato, no, scusami Lina, quando uno ascolta, quando si ho capito, ma quando uno ascolta, no Lina, abbi pazienza. Io ho alunni che lavorano all'Ilva e hanno paura e mi scrivono e mi dicono che lavorano all'Ilva e mi scrivono. Io non ho detto il mio pensiero qual è. Io non ho detto il mio pensiero, come la penso io. Io ho detto che è una situazione difficile. Cioè, quando un genitore che ha due bambini, tutti e due malati di tumore,
e ti dice no, io ho bisogno dell'Ilva perché sennò non ho da comprare le medicine per aiutare. È un problema, Luigi, io quello mi sono messo nei panni di questo padre che anziché dire no, l'Ilva si deve chiudere subito perché per me istintivamente con due bambini ma io avrei detto chiudiamo qui. Però questo genitore ho capito, allora quando uno ti dice così e tu ascolti che un genitore, no, si è espresso in questa maniera, capisci che il problema è complicato. Dopodiché do ragione a Lina quando bisogna dire che i decreti salva Ilva, perché tu hai ragione, salva il mio pensiero, potevano essere fatti meglio, quello sicuro. Posso, prego. Io mi sono trovato per mia fortuna a conoscere personalmente con la Commissione Ambiente quello che ritengo una delle persone più affidabili dell'ambientalismo italiano, preparata e capace, ossia? Che si chiama ex ministro Ronchi. Commissario per l'ambiente dell'Ilva, vedo che qualcuno fa l'occhiata perché e ci stiamo parlando di una persona che di ambientalismo può insegnare a tutti quanti, soprattutto a Taranto. Perché il decreto Ronchi è forse una delle questioni più importanti che c'è stata nel mondo dell'ambientalismo negli ultimi 40 anni in questa nazione. Allora, l'allora commissario Ronchi disse chiaramente: l'Ilva si può e si deve ambientalizzare e continuare a produrre. Naturalmente io ho preparato la mia relazione al governo, se ci saranno i soldi per farla, io seguirò questa fase. Dopo tre mesi il ministro Ronchi è stato defenestrato da quell'incarico. Allora, con questo cosa voglio dire? Che io sono di quegli ambientalisti che pensa in maniera un attimino più complessiva. Soprattutto penso a qualcosa che 20 anni fa è accaduto a Bagnoli, se non vado errato, visto che di ambientalismo ci rendiamo la bocca, dove chiusa la grande fabbrica, una perdita di 6.000 posti di lavoro, in valore assoluto per il territorio, quei posti sono rimasti persi e non si è ambientalizzata la zona di Bagnoli. Allora, non è che perché non si ambientalizza dobbiamo rinunciare a difendere questo i nostri che continuano a uccidere. Io la cosa perché, guardate, in questa città l'inquinamento, che fosse Ilva pubblica, che fosse arsenale militare, che forse non lo dobbiamo scoprire adesso, forse invece di discutere delle cose dei salotti bene, sarebbe stato opportuno parlare di quelli che erano i problemi che l'inquinamento stava creando negli ultimi 50 anni, perché la discarica Mater Grazia, ad esempio, in terra all'Ilva, non è che si riempie adesso. La discarica Mater Grazia si è iniziata a riempire già con Ilva pubblica, e non sto difendendo Riva e compagni, sia ben chiaro, ma tutta una classe dirigente e un'intelligenza che è stata in assoluto silenzio negli ultimi 50 anni in questa città. Renna, la posizione dei conservatori e riformisti, l'ala diciamo di Chiarelli all'interno di Forza Italia, è risultata, come dire, più ambientalista rispetto a certe posizioni di centrodestra, filo Ilva, filo industria. Il tuo gruppo ha votato fino a un certo punto i decreti salva Ilva, però poi si è reso conto che quei decreti erano una farsa. Certo. E quindi è stata tolta la fiducia. L'onorevole Chiarelli è stato sempre uno che si è attenuto sempre alle direttive del partito. Nel momento in cui ha visto effettivamente questi decreti erano decreti salva Ilva nel vero senso della parola, ha incominciato a dare delle botte non indifferenti nel Parlamento.
Permetti una cosa, io vorrei chiarire una cosa, sì. Come ho preso in consiglio comunale la parola votando a favore della mozione presentata dalla consigliera. Il problema è che noi viviamo tutti a Taranto, non è che uno che non vive a Taranto vuole che l'Ilva inquini, cioè questo deve passare già come il sottoscritto ha lavorato per 25 anni tra Belleri e Marcegaglia sotto all'Ilva, sotto la ciminiera più alta di Statte. In quel sensibile c'è cioè chi non è sensibile. Secondo te io non sono sensibile? Non so, quando poi uno viene toccato, la io non capisco come iniziato, quando io uno, ma a me non interessa la campagna elettorale, non mi interessa assolutamente. Io porto quello. Ma io ho portato degli impegni precisi, non vaghi. D'accordo, impegni precisi. Il tuo prospetto per una campagna elettorale che incomincia. Ma quale campagna elettorale? Me non interessa dici, assolutamente. Allora, la tua posizione. La mia posizione. Così, allora, posta. Riferendo anche a Tempa Rossa, che sono io favorevole su ciò. Niente. No, per me. Certo. Io sono arcicontrario. Nel momento in cui Tempa Rossa è solamente far aprire un po' di più una banchina e non parlare di altre cose, io sono favorevole a quel punto, chiaro, perché è stato in consiglio comunale proprio Bonelli a depistare tutto il consiglio comunale, o sbaglio? Perché nel momento in cui gli dice stiamo approvando Tempa Rossa era falso, noi stavamo approvando soltanto l'allargamento di una banchina. Vero. Ma perché sempre, scusate, forse aveva ragione Bonelli, forse perché ragione. Sempre perché abbiamo trovato schiavizzarci e diventare e caricarci tutta la mondezza inquinante. Sono queste, perché su questo sono d'accordo. Taranto deve diventare questa cloaca. Ma quando tu dici PD a livello nazionale, e il PD a livello nazionale, la gente si deve ricordare tutto quello che sta facendo a livello nazionale nel territorio tarantino. Purtroppo il Consiglio Comunale adesso, da qualche tempo questa parte, ha capito che a livello nazionale non gli interessa di Taranto, proprio dal PD, dall'onorevole Pelillo, non ha mostrato un interesse ben specifico per ambientalizzare Taranto, perché i soldi sì, arrivano, io non ne sto vedendo nemmeno uno onestamente di finanziamento, tutte favole, si perché vedono... quando uno dice 800 milioni di euro, incominciamo a fare le bonifiche, io fino a oggi ho visto soltanto delle bonifiche là per e là poi, nelle e poi scuole. C'è un altro aspetto, poi ne parleremo subito dopo la pubblicità. Ultima cosa, ti prego, no, ti prego. Sì, per favore, abbiamo la pubblicità. Sì, però fatemi andare in pubblicità e poi parliamo tutto. Ok, va bene. Di tutto di più. Concludendo, quando la consigliera non sa ciò che è successo in consiglio comunale, non si può permettere. Io lo so, perché io facevo diffide al sindaco di dire, non si può permettere di dire che noi non siamo ambientalisti, perché noi viviamo a Taranto, noi rispiriamo la definizione. Grazie. Aspetta, si deve dare la pubblicità perché pubblicità, si apre. Pubblicità. Bene, rieccoci, terza parte di Polifemo, un Polifemo fibrillante. Caliente, ma come vedete, Polifemo, l'occhio di Abate, la TV senza padrone, l'informazione libera della città. Avevano cercato di buttarmi fuori, di tapparmi la bocca, ma è stato peggio. Ora parlo più di prima, come prima e più di prima, perché sono spazi autogestiti. Liberi, questa è la libertà, come l'aria. Vabbè, questa è una solita cosa che dico e che mi riappaga di tanti momenti difficili, no? Perché non è facile creare una realtà televisiva e farla andare avanti da solo, in una realtà poi come Taranto, economicamente, maledettamente depressa. Riprendiamo il nostro giro e completiamo queste riflessioni in ambito ambientale, però poi vorrei anche spostare un po' l'asse sul discorso occupazionale, perché le sacche di miseria sono incredibili e perché poi vediamo degli enti tanto inutili quanto dannosi come la provincia, perché io dico ciò che è inutile è dannoso, perché a un certo punto non si può tenere in piedi un carrozzone per sentirsi dire dal presidente Tamburrano, forse candidato sindaco a Taranto, io le mani le... probabilmente potrebbe fare una coalizione centrista con liste civiche, probabilmente. Pare anche che abbia preso la residenza a Taranto, Tamburrano, pare. Un voto in più allora. Ma c'è centrista più vicino? Penso centrodestra. Ah. Vabbè, ma tanto... Quindi non tiene l'accordo con Pelillo? Ma non lo so, basta vedere quel minestrone che c'è in provincia che non si capisce niente. La maggior parte è il PD di centro-sinistra. Vabbè, comunque, no. Voglio dire, ora al di là di questo gossip, però è chiaro, non posso sentir parlare di
di crisi e poi vedere, e c'è un ente come la provincia, no ma Isola Verde non possiamo fare niente, no ma qui non possiamo fare niente, poi vengono i sottosegretari a Taranto, sciorinano 800 milioni di euro di qua e di là e poi troviamo la gente che blocca il ponte, molte volte così ci si attacca anche ai poveretti del ferro vecchio, no? Eravamo a Pesa una questione, no, un'appendice che riguardava Barossa. Completiamo la parentesi ambientalista. Siccome, perché Aldo aveva fatto una premessa. Sì, allora, mozione d'ordine. Cotugno deve finire il suo. Allora, Cotugno finisce, voi fate le vostre osservazioni e poi ambito occupazionale. Devo fare brevemente, un chiarimento perché ha esordito Luigi dicendo. Ah, sei favorevole a Tempa Rossa, ebbene che ti spieghi in 2 secondi, recuperato, con possibilità di silenzio, in 2 secondi come sono andate le cose riguardo la tanto decantata Tempa Rossa. Io sono arrivato in Consiglio Comunale, in Consiglio Comunale nel momento in cui si discuteva, anzi si era già discusso, un ordine del giorno, accordo PD, pur anche con Angelo Borelli, in cui si diceva no a Tempa Rossa sempre e soltanto perché arrivavano 24 navi petroliere a venire a caricare petrolio proveniente da Tempa Rossa. E agli atti del Consiglio chi dice che non è vero farebbe bene andarsi a leggere quelle carte. E allora c'era un PD allora ambientalista, difatti ricordo pure una manifestazione tenuta a Taranto, allora c'era Vendola, in cui un pezzo del PD che faceva capo proprio all'onorevole Perillo si mantenne fuori dal corteo, si mantenne in fila perché dissidente proprio nei riguardi di Tempa Rossa. Poi magari stando a Bari, quando si è discusso di Tempa Rossa, stando avendo l'assessorato e stando in giunta, nel momento in cui si è discusso di Tempa Rossa si è usciti fuori, perché buona norma vuole che l'assessore dissenziente fa mettere a verbale il perché e quella viene impugnata, perché basta che un solo assessore impugni. Quindi per chiarire la posizione su Tempa Rossa, Taranto aveva fatto, la città di Taranto aveva fatto un accordo di programma con il porto dove si prevedeva un allungamento del pontile Petroli, una serie di altre iniziative che stavano nella variante per il porto, poiché dovevano ricadere i soldi previsti per il porto bisognava provare quella variante. Su quella variante sol perché c'era un l'allungamento della pontile Petroli che a qualcuno ci ha messo Tempa Rossa è vicino, là non c'era scritto da nessuna parte, solo perché c'era questo annullamento diventammo tutti quanti ambientalisti, allora bisognava cassare quell'allungamento. Naturalmente il porto, prima di ogni altra cosa, ci ha fatto le osservazioni, rischiavamo di andare noi soccombenti, così come lo siamo stati poi effettivamente per Tempa Rossa, rischiavamo di andare noi soccombenti, allora io mi astenni da quel voto, non perché favorevole a Tempa Rossa. Rapidamente, questione Tempa Rossa e chiudo subito, Tempa Rossa, così come è stata congegnata, era la necessità delle 7 sorelle, la Total e cosa, e con l'Eni dentro, di avere una porto di stoccaggio per caricare il petrolio che viene dal complesso Tempa Rossa, Basilicata, e portarlo, caricarlo su petroliere e portarlo a Gela, perché la verità di Tempa Rossa è che la raffineria di Taranto, così come nei progetti di Eni, deve chiudere in quanto tale, senza però non mi dico, cosa non mi, che non è mai favore, accaduta per tutte quante le industrie che hanno inquinato a Taranto, nessuna di queste ha mai lasciato royalty. Allora, brevemente, siccome io c'ero dall'inizio della questa consiliatura, noi abbiamo sempre detto sul discorso dell'inquinamento e il sindaco in primis, non avremmo mai accettato un anagramma di inquinamento in più rispetto a quello che già avevamo subito negli anni. È vero
invece il contrario di quello che diceva Aldo, cioè dice che Bonelli ci ha depistato. No, Bonelli non ci ha depistato. Nell'approvazione, perché il Consiglio Comunale aveva approvato, il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato il piano regolatore del porto, tutto, così come era stato, con tutti i timbri dei ministeri, abbiamo approvato il piano regolatore del porto ad esclusione dell'allungamento del pontile Petroli in concessione a Leni. Stai dicendo inesattezza. Poi, dopodiché, su questa approvazione in Consiglio Comunale, non sto dicendo un'inesattezza perché portiamo tutte le delibere, c'è stato il ricorso fatto al TAR. Da chi è stato fatto il ricorso al TAR? Dalla Total. Allora, il piano regolatore del porto subisce un attacco attraverso un ricorso al TAR della Total. Perché? Perché effettivamente l'allungamento del pontile Petroli serviva per le petroliere. Dopodiché, cosa serve effettivamente alla Total? Avere quello che ha detto esattamente il consigliere Cotugno, lo stoccaggio, perché una volta che viene poi stoccato in queste due cisterne, mega cisterne, tutto l'olio, tutto il petrolio, non serve più la raffineria. In quel momento si perdono posti di lavoro, quindi c'è un duplice vantaggio, per quello bisognava dire, continuare a dire no. Si deve dire no perché è un aumento dell'inquinamento e due perché quel progetto, così come si era studiato, serviva esattamente per dare 40 persone che dovevano gestire le due cisterne e chiudere 200 la raffineria che ha 200 occupazioni, togliere 200 posti di lavoro della raffineria. Sorrideva e disse i 200 che rimanevano. I 200 che rimanevano con la facciamo parlare Renna. Non so in quale consiglio comunale hanno discusso di questo, non certo quello di Taranto. Il piano regolatore del porto l'abbiamo approvato. No, a me non mi risulta. Il piano regolatore del porto l'abbiamo approvato, tranne il pontile Petroli. Possiamo chiedere a un esperto? Come no? Possiamo chiedere a un consigliere di maggioranza? Perché c'è so. È stato approvato sì o no? Questo voglio capire. Ma quale epoca? La variante del qua allora. Noi l'abbiamo fatto con l'esclusione del pontile Petroli. La proposta di delibera, c'era anche il parere tecnico di Ruffolo. Siamo stati un mese con il dirigente Ruffolo. Confondendo un po' le cose. No, l'aveva fatto delibera di giunta. Ascolta. Io sto parlando di questa consigliatura. Questa consigliatura. Non il 2005. No, questa consigliatura. 2005. Posso chiedere la parola comunale per intero senza voti. Aveva provato a parlare la variante del porto. Il piano dove c'era la variante piano del pontile regolatore Petroli, del porto dove c'era l'allungamento e quello si chiama accordo di programma città porto. E il piano regolatore del porto quando viene approvato? Il piano regolatore del porto quando viene approvato? Forse quello che avete provato a far passare come piano regolatore era la variante che discendeva da quella e le osservazioni per prima le ha fatte l'autorità portuale la Total. In religioso silenzio ascoltiamo. Ho dato la parola a Cotugno perché esponente di maggioranza, perché se lo dice uno dell'opposizione è normale che deve dire tutto il contrario. Però ancora una volta dico e ripeto, hai fatto alcune confusioni. Mimmo fa piacere che invece ritornando al 2005 dove ero già consigliere comunale non mi devi far vedere. Ma non entriamo troppo nello specifico perché da casa non sanno tutti i passaggi. Parliamo del problema Tempa Rossa. Bonelli aveva ragione. Quando la documentazione è arrivata a noi in commissione e noi ne abbiamo preso atto, c'era effettivamente alcuni aumenti di inquinamento attorno al 12%, però tutto questo andava con un abbattimento pari a zero per il recupero di tutti i gas, per il recupero di tutte quelle sostanze, ed era lì sottoscritto, all'interno, attenzione, non l'ha fatto Aldo Renna, non l'ha fatto il Consiglio Comunale, l'ha fatto il Ministero della Salute e il Ministero. Vedi che stai confondendo tu? Qual era la nuova raffineria? Sì, tu stai parlando del raddoppio della raffineria. Scusate, stiamo prendendo una piega troppo tecnica che da casa non riescono a seguire. Tu stai dicendo quando c'era il piano per la nuova raffineria. Renna deve parlare, perché ora credetemi. Ernesto, vabbè, facciamo parlare Renzo, perché non sono stancato di parlare di Tempa Rossa. Quando uno dice non è vero, allora parliamo di occupazione. Sì, parliamo di occupazione. Finiamo Tempa Rossa. Doveva parlare Lina. Lei e poi ci divertiamo
sull'occupazione, sull'occupazione. Allora, io sono per stato di dirci, favorevole a Tempa Rossa, come qualcuno ha detto, dal momento in cui l'inquinamento fosse pari a zero. Questo è uno bravo. Non è così. Vabbè, meno male che abbiamo il prossimo candidato sindaco. No, vabbè, se tu dici che non inquina Tempa Rossa, non è così. Ma c'è sì, tu scusa il mago che mi dice che non inquina Tempa Rossa. Come? L'ha detto, l'ha detto Leni, l'ha detto che inquina di più. L'ha detto Leni. Cosa ha detto poi Leni? Che inquinava di più. Ci sono gli abbattimenti. O non ci sono gli abbattimenti? No, non ci sono le emissioni di candidato sindaco. Allora, Dimmi, prego. Allora, dicevo, dopo l'Ilva anche sì, Tempa Rossa. Io speravo di poter concludere prima perché avevo appena iniziato, sono stata interrotta, quindi posso recuperare un po'? Sì, sì. Allora, qui si perde di vista un nodo principale. Quando nell'estate del 2012 è intervenuta la magistratura. 50 anni di silenzio totale, noi preoccupati per la vita e per la salute. Nessuno aveva dati, nessuno ci dava comunicazioni, tant'è che è proprio questo il motivo per cui noi, diciamo, chiamati ambientalisti, ma siamo dei semplici cittadini che vogliamo salvaguardare la vita, la salute e il futuro dei nostri figli, è stato il motivo per cui noi abbiamo deciso di scendere in campo, perché le istituzioni non davano risposte alle nostre richieste, legittime richieste. Quindi le marce non servivano più, non serviva più, bisognava scendere in campo. Quindi io mi trovo qui perché nel 2012 facciamo questa scelta. Ci proviamo noi, visto che nessuno si preoccupa della nostra salute. Quindi quando poi, 50 anni di silenzio, di indifferenza verso i problemi sanitari e ambientali di Taranto, interviene alla fine la magistratura con un'ordinanza chiara di sequestro senza facoltà d'uso, perché, disse il GIP Todisco, basta, neanche più un altro bambino, un altro operaio, un'altra persona di questa sfortunata città debba ammalarsi e morire a causa delle emissioni velenose di quei 6 impianti del siderurgico che corrispondono all'aria a caldo. Quindi la salute non siamo stati ambientali, disse la Todisco, che la salute è un bene non negoziabile. Non negoziabile. Tutte le anomalie sono state quelle successive, cioè il governo che interviene su un'ordinanza in corso di esecuzione della magistratura, interviene la prima volta, la seconda, la terza, 9 volte interviene, nel silenzio, diciamo, totale. Io mi aspettavo che il sindaco si ribellasse. Come no? Ma si ribellasse con forza, non con al Senato, no, il sindaco, no, si ribellasse. E ha fatto uno dei migliori interventi. Vabbè, non basta fare un intervento. È un pediatra, allora. Poi ci sono le letterine. Vabbè, no, bisogna intervenire in maniera forte. Io oggi, sul giornale di oggi, leggo, faccio un esempio, leggo qualità dell'aria, la regione entra in campo. Mettiamolo in favore di telecamera. Allora, io ho letto questo articolo sorridendo. Perché? Perché leggo qui che l'ingegnere Valenzano, per incarico della regione Puglia, ha scritto una lettera all'ISPRA, all'ARPA, agli enti locali. E cosa chiede? Chiede le cose che io ho chiesto, ho scritto nella mozione che è stata poi condivisa. Cioè la regione, siamo arrivati prima della regione, perché quello che è stato chiesto nel dettaglio non è un vago intervento ad adoperarsi, ma ci sono scritte delle cose ben chiare, cioè ci sono le puzze di gas che aumenteranno con Tempa Rossa, aumenteranno, lo dice l'ARPA, l'hanno detto tutti, e che le emissioni diffuse e fuggitive sono quelle puzze di gas che ci asfissiano, aumenteranno notevolmente con lo stoccaggio e con la movimentazione del petrolio, con le super petroliere che arriveranno a Taranto, quelle puzze di gas ci daranno ancora più fastidio. Ecco, allora, ora che siamo in fase di riesame dell'AIA all'ENI, in questa mozione sulle emissioni ad origine, che sono le puzze di gas chiamate tecnicamente emissioni ad origine, viene chiesto al Ministero di inserire dei limiti a queste sostanze che l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica, ma che non esistono a Taranto, non esistono, perché l'ARPA stessa è in difficoltà, perché dice, anche se noi abbiamo appurato che queste puzze di gas provengono dall'ENI, tuttavia non abbiamo elementi normativi per intervenire. Ecco,
questo è il momento, riesame dell'AIA Alleni, inserire questi limiti, ed è quello che chiede oggi la Regione, lo chiede un mese dopo che l'abbiamo scritto in questa mozione. Non solo, il discorso del monitoraggio dell'idrogeno solforato lo chiede la Regione al firma dell'ingegnere Valenzano. A chi lo chiede? All'ISPRA, e c'è scritto, la Regione chiede i dati all'ISPRA. Era sugli enti locali che non c'era. La Regione scrive lettera ad ISPRA, ed enti locali. Poi sicuro ha fatto la lettera, le lettere si fa. Ecco, ma io... Però, quando dici l'ARPA... Allora, semplicemente... Allora, fare una rete di monitoraggio nella città del pericoloso idrogeno solforato, che fa parte di quelle puzze di gas, che aumenterà con Tempa Rossa. E l'idrogeno solforato è una sostanza pericolosa, pericolosissima, può condurre alla morte in 20 minuti quando può arrivare a certe dosi, diciamo, elevate. E certe dosi elevate possono sempre succedere. Un banale incidente, perché aumenteranno gli incidenti rilevanti con Tempa Rossa, con il traffico di superpetroliere, aumenteranno anche i pericoli dell'effetto domino, perché le maxi cisterne si trovano di fronte all'Ilva, c'è una strada, cioè è pericolosissima Tempa Rossa, aumenta l'inquinamento. No, ma il problema è ciò che non aumenta l'idrogeno solforato, è proprio la forma... peggiora e non dà occupazione, bisogna dire, non dà occupazione permanente. Il problema io quello che contesto è l'approccio mentale. Perché Taranto deve essere una città condannata, immolata sull'altare dell'industrializzazione selvaggia? Per quale motivo il governo Renzi ha deciso di trasformare Taranto nella pattumiera d'Italia? Perché Taranto non si ribella. Questo è il dramma. Taranto non si ribella. Taranto, ecco, dice il lavoro. Cioè, è lì che si aggrappa a un ricatto occupazionale creato che doveva andare a fare, tra virgolette, il casino a Roma. Ecco, quello che io dico, il sindaco in testa, noi tutti, quello che io, quando io dico che il sindaco non dà risposte adeguate, perché parlando il sindaco dice neanche io voglio Tempa Rossa. Io mi sono scandalizzato quando ho sentito il presidente della Regione Puglia, che qua scrive le letterine, però poi dice a Renzi, ma noi siamo d'accordo per Tempa Rossa a Taranto, vogliamo soltanto parlare di royalty e di compensazioni ambientali, come se le nostre vite fossero una questione di denaro, cioè basta pagarci, ma scherziamo, diminuiamo la benzina e poi possiamo far morire pure le persone, tanto che ce ne frega. Scusa, ma io mi dispiace assumere certi toni, ma quando io parlo di questi argomenti mi sento coinvolta, di compensazioni, Emiliano. Infatti io oggi ho subito risposto a questo articolo, a lui, non so se mi leggerà, è proprio in questo benissimo. E allora ora ce ne andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte di Polifemo, i drammi occupazionali, perché al di là degli 800 milioni viene il sottosegretario, viene De Vincenzi, viene questo, viene quest'altro, vengono a fare passerella, vengono ad acquietare gli animi, però poi vediamo le realtà produttive di Taranto che sprofondano sempre più, e vediamo una città che è veramente morente. Fatevi un giro nel borgo di Taranto e vedete quante saracinesche di negozi storici, di attività storiche tristemente chiuse. Questa è Taranto. Taranto, città dei disperati. Bene, rieccoci, ultima parte di Polifemo, come detto, dedicato alla questione occupazionale. Ma prima di rientrare, dopo il break pubblicitario, si diceva, ma io sposavo questa idea, questo discorso che si stava facendo, ma Taranto c'ha l'Ilva, c'ha Leni, c'ha questo, c'ha quest'altro, eppure puzza di fame come se queste realtà non ci fossero. Ergo la domanda, ma se io devo puzzare di fame dal punto di vista proprio economico e devo andarmi a curare di tumore, tanto vale che io Eni ed Ilva li prendo e li casso de plano. Allora, Cotugno, dicevamo, tante iniziative del governo, tanti proclami, e poi c'è una situazione già di per sé incancrenita, parliamo dell'aspetto occupazionale. Evidentemente le medicine, i rimedi non sono efficaci, non c'è una terapia d'urto. No, non c'è una terapia d'urto se non viene accompagnato da
da un processo finanziario. Ora, se è vero... Però si vedono questi milioni, si sentono questi milioni di euro. Ma si vanno anche a recuperare alcuni milioni di euro. E bene sta facendo, ad esempio, Emiliano a dire al governo Renzi, governo dello stesso colore, guarda che io l'accordo per il Sud lo firmo, ma solo per la parte nuova, perché che ci si rimetta dentro i soldi che erano già previsti. Allora, erano già previsti ad esempio i soldi per l'ospedale, che prima aveva un santo, poi ne aveva un altro, ma qualcuno ci stava facendo il giro. Ora pare che si stia arenando anche questa ipotesi, come si chiama? San Raffaele? Questo? No, San Raffaele, San Cataldo. San Raffaele Cataldo. E poi dice San Michele il prossimo. O Santissimo Annunziato. No, San Michele. Non si fa più, se non si fa più rimane quello. Non ci giocherei. Sei in onore di qualcuno che amava il San Raffaele. Dicevo, come dicevo che... Com'è bello essere liberi, eh? Guardate. Com'è bello essere liberi, eppure mi volevano fare fuori. Com'è bello. Una città che quando si muove riesce ad ottenere. Io posso fare un esempio. Il Consiglio Comunale, uniti tutti, ha saputo, e col sindaco in testa, ha saputo far fronte a un'ennesima decurtazione che riguardava la Senale. Cioè, grazie alla lotta del Consiglio Comunale, pur anche proprio contro i propri rappresentanti onorevoli del territorio e con l'aiuto dell'onorevole Duranti, siamo riusciti a spuntare i 39 milioni che tornavano per il piano Bren per il rilancio dell'arsenale militare. Se io avessi dovuto fare un esempio adesso di ambientalizzazione in questa città, ad esempio, noi avremmo necessità che un po' di soldi ricadano sull'arsenale militare, perché merita di essere ambientalizzato, perché questi ambientalisti dell'ultima ora forse farebbero bene anche a guardarsi il registro tumori per vedere quanti sono lavoratori e familiari militari e civili del Ministero della Difesa di stanza a Taranto morti o ammalati di tumore pleurico dovuto all'amianto, presente su edifici, navi e quant'altro. Che va combattuta. Una battaglia perché del quale in assoluto silenzio, anche la Marina nell'assoluto silenzio, grossissime. Io non ce l'ho con l'IVA. No, appunto per chi questo. Sbaglia, allora, paga, deve valere allora principio. Questo non paga. Significa che io non faccio arrivare i soldi per il rilancio dell'arsenale, come stavano provando a fare. E non ci devo mettere una battaglia per l'ambientalizzazione di quei luoghi, perché significa per noi posti di lavoro che non possiamo perdere in valore assoluto. Allora, quando si fanno le battaglie ambientali in una città come questa, tanto per cominciare, non bisogna far andare in giro per il mondo che a Taranto si muore, basta che ci arrivi. Perché si sta facendo un cattivo uso della pubblicità ambientale, ma non dobbiamo mettere dicendo, la polvere sotto il tappeto. Assolutamente no, ma questo non vuol dire che dobbiamo spaventare noi, i turisti che arrivano, che per fortuna non ci ascoltano e iniziano ad arrivare copiosi, perché forse abbiamo bisogno anche perché di fare, abbiamo delle bellezze naturali e abbiamo anche però necessità ad esempio di iniziare a impegnare chi lo può e lo deve fare i propri capitali, perché vacche da mungere non ce ne sono più, come è stato Ilva, come è stato Arsenale, come è stato Eni e quant'altro, e iniziare a investire di proprio per l'accoglienza turistica, perché noi abbiamo un grave gap, enorme gap, quello ad esempio, stessa provincia, stesso luogo, se noi andiamo sulla parte occidentale della provincia, parlo dall'Ilva, a scendere verso la Basilicata, noi abbiamo un'accoglienza per 7.800 posti letto. Qualcuno qui sa quant'è l'accoglienza da Taranto sino alla punta estrema di Campomarino? 1.800 posti letto. Allora vedi che c'è l'alternativa. Vedi che quindi c'è l'alternativa, ma ci vuole pure qualcuno che inizia a metterci i soldi. Allora, siccome noi abbiamo avuto sempre un'intelligenza e un'imprenditoria abituata a mangiare soltanto tanti prenditori, ora che devono iniziare a metterci di proprio,
forse non ci va. Però, poi per quanto riguarda il discorso lavorativo e ambientale allo stesso tempo, io tante colpe non le darei solo e soltanto alla politica che non ha saputo, anzi ha sfruttato il silenzio della necessità del popolo d'Arezzo. E a chi daresti colpa? Ma coloro i quali erano e dovevano, e parlo dei vari dirigenti a tutti i livelli, che avevano la responsabilità di controllare, di effettuare i controlli, di dare le via, di dare le VAS, di dare tutto quello che serviva dal punto di vista ambientale per far star tranquilla la popolazione. Perché non dimentichiamo che in questa città, territorio, non si fanno una battaglia contro le discariche che inquinano le nostre falde, e che forse inquinano in bar piccolo. La provincia dovrebbe essere molto ma molto più attenta sulle discariche. Evidentemente, più attenta. Troppe autorizzazioni sono state date dalla provincia di Taranto nel corso del tempo su discariche non adeguate che hanno inquinato. Poi mi stanno arrivando anche delle voci dici tu, fama volat, mi piacciono i latinismi, secondo cui un re delle discariche vorrebbe fare televisione e si starebbe acquistando un canale. Speriamo che ciò non avvenga mai. Vabbè, ma diciamo pure che quel re delle discariche è anche accoppiato a una Marcegaglia che adesso fa asse con Luxottica e con la Mittal per la svendita e la chiusura. Per la è un raiz locale, appunto. È quello, e forse faresti bene a vedere. No, è risaputo benissimo, che ci sono raiz locali benissimo, assieme a Marcegaglia che hanno insieme dell'ambiente. Renna, tu, Aldo, tu vivi sulla tua pelle l'esperienza della Marcegaglia, e questo dimostra chiaramente. Per favore, per favore, io devo fare pure il mio, no? Allora, dicevo, Aldo, tu vivi sulla tua pelle l'esperienza della Marcegaglia e delle tante prese per i fondelli che ci sono. Ribadisco quel discorso che ho fatto all'inizio: le promesse, i sottosegretari che vanno e che vengono, però alla fine le aziende non vengono sostenute e non si permette neanche che vi possa essere una riconversione, un riattamento. Senti, su quello che dici tu, magari ci fosse una riconversione nel nostro territorio. Dico no, non c'è, ho detto, non c'è. Non c'è, magari, perché buttare 85 famiglie per strada, come ha fatto l'azienda Marcegaglia, dopo che, fatta in una inaugurazione in pompa magna con tutti i politici tarantini e regionali, dopo 3 anni da quella famosa inaugurazione, si sono dissolti 15 milioni di investimenti a Taranto. In cambio abbiamo avuto 84 licenziamenti, tra cui il sottoscritto. Oggi ti dico, ti faccio una domanda e mi do la risposta io stesso: se l'Ilva viene acquistata dalla Marcegaglia e tutto il gruppo che ha costituito, io sono costretto ad andare per forza a lavorare lì, perché dato che oggi non ho il sussidio della Cassa Integrazione, perché questo governo l'ha anche elevato, mi tocca andare a lavorare e io ci devo andare a lavorare. E cosa dire dell'INPS che non adotta tempi biblici allora, per l'erogazione dei contributi a sostegno familiari a persone? Ti riferisci a Isola Verde? Anche. Allora, Isola Verde. No, prendi la parola hanno pignorato. Ci sono i pignoramenti. E poi vediamo questa cosa dei pignoramenti. Non lavoratori, perché alcuni lavoratori hanno fatto i pignoramenti. E alla fine, zumpa il puntini puntini. Infatti, però io stavo parlando. Però bisogna essere precisi, dai. Lo chiarisci questa cosa. Lui però giustamente dice, può stare un operaio che va in cassa integrazione di mobilità a aspettare 6 mesi che gli arriva un sussidio? E dove va a mangiare? Dove va a mangiare questi ma 6 mesi? Io sto parlando del dato di fatto. Allora, sulla sospensione di Isola Verde c'era una sospensione. Isola Verde. No. Io parlo della cassa integrazione in CPS e l'INPS l'interrogante. Sulla mia busta paga che avevo fino a novembre stava scritto Marcegaglia INPS. Viene accordata la cassa integrazione. Ho capito. Parliamo dei tempi dell'erogazione. Delle lungaggini dell'erogazione. Vabbè. Nel frattempo, 4 mesi, vivo di aria fritta. Poi scoppia su Isola Verde. Allora, no. Il problema
Taranto o Marcegaglia? Allora, se a Taranto non c'è un'acquisizione, e ci sarà per forza perché il 30 giugno sarà acquisita l'azienda Ilva e quello che si sente in giro sarà l'accordata a Marcegaglia, noi dovremmo andare a lavorare lì. Però la cosa più che mi fa rabbia è che c'è un accordo sottoscritto che dove chiunque ci assume a noi dalla Regione Puglia avrà un sovvenzionamento di 25.000 euro a persona. Allora io mi faccio una domanda e mi dico anche la risposta allo stesso tempo. Te la canto e me la suono. Se Marcegaglia ha studiato tutto a sto tavolino per dire io mo li metto in mezzo alla strada tanto pago lo Stato, domani me li vado a riprendere tanto pago sempre lo Stato, Marcegaglia avrà gli operai suoi a costo sempre dello Stato italiano. Tanto paga pantaloni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo avuto un governo che non è stato attenta, un governo di sinistra marchiato PD. Non è sinistra. PD non è sinistra. Centro, con Verdini. Ma poi la vedete voi a rompere di centro, dici non di sinistra. Marchiato PD, che a Taranto oggi comanda anche, come dicevi tu giustamente Luigi, alla provincia, perché anche la manifestazione l'altro giorno ho visto Tamburrano, ho visto Azzaro, vicepresidente. Certo, io che ho buttato Tamburrano perché è di destra, mi trovo a vedere invece il rappresentante di centro sinistra, mi viene un po' a pensare a cose. Ma il PD cosa c'ha più di sinistra? Il PD ormai ha messo insieme una serie di, parlo ora al di là delle varie realtà locali, ha messo insieme una serie di realtà, ma al di là delle realtà centriste, si chiamano lobby di destra e di sinistra, che comunque non sono più né l'ex PC, né il PDS, né i DS, è una realtà, d'altronde secondo me Renzi è berlusconiano. Certo, ha fatto il programma, il programma di Berlusconi che diceva abolizione dell'articolo 18. Cioè secondo me Renzi ha fatto... Anzi anche le due aliquote, adesso ci sono... Berlusconi diceva le due aliquote... No, secondo me è andato a fare quello... Renzi ha fatto quello che Berlusconi non ha avuto il coraggio di fare. Però l'ha fatto. Ultimo passaggio. Vorrei chiedere poi alla consigliera Lina Brogimelle. Io, i miei colleghi o tutti i dipendenti dell'Ilva, se chiudiamo l'Ilva, dove andiamo a mangiare? Voglio sapere perché la risposta che ti darà non pensa che lei giustamente e tu preferisci andartene al cimitero? Io ci vado già al cimitero. Non come visitatore, come purtroppo Luigi, giacente. Allora dobbiamo rispondere come rispondo io. Ho lavorato 30 anni con l'amianto, ho ricevuto anche l'amianto perché ci ho lavorato per l'esposizione, quindi non so se adesso all'interno di la mia Però ringrazio di questo. Il rischio c'è di portare uno stipendio a casa. Sì. Perché chi ha un lavoro. Posso rispondere? No, non devi rispondere, devo finire io, puoi rispondere. Per favore. Nel momento in cui tu dici dobbiamo chiudere, perché non chiudiamo le scuole, buttiamo tutti i professori in mezzo a una strada a sto punto. Certo. Scusami. Che vabbè, dici? Facciamo. Seguiamo l'ordine. Basta che tu mi dai il tempo. Tutto. Allora, gli ultimi sull'occupazione, noi dobbiamo essere chiari, perché prima si faceva anche accenno e tu hai fatto riferimento all'INPS e via discorrendo sulla cassa integrazione. In generale di queste erogazioni tardive. Il governo ha stanziato anche la cosiddetta cassa integrazione in deroga. In deroga significa che deve essere finanziata dallo Stato. Allora, se ci sono i fondi ministeriali, e così come avevamo seguito per l'Isola Verde con l'onorevole Donatella Duranti, che ha seguito bene tutta la vicenda, c'era lo stanziamento da parte del Ministero. L'INPS non può pagare se non arriva lo stanziamento dei fondi del Ministero. Isola Verde. Ernesto, non è così? Lasciamo perdere perché i lavoratori di Isola Verde, infatti, cioè, per un'incapacità amministrativa della provincia, sono stati mantenuti assunti sino a non più di 30 giorni fa. E che c'entra l'INPS? Allora distinguiamo le cose. Se ci sono le responsabilità della provincia, ci sono. Conoscendo le cose. Io la conosco bene. Ma non c'entra proprio niente. Ok, allora ci sono le responsabilità della provincia. Però si stavano dicendo dei ritardi della cassa integrazione, e volevo specificare non il problema dei lavoratori, il problema, l'ultimo, perché non prendevano i soldi, non hanno preso i soldi perché i fondi stanziati dal Ministero ci sono stati pignoramenti che hanno superato i 300.000 euro, che sono superiori al Dopodiché il problema più in generale, secondo me, è che nello scenario politico nazionale
diversamente da quello che è accaduto in Grecia e in Spagna, in Italia praticamente ne è stata la prova le elezioni regionali in Emilia-Romagna, manca completamente la sinistra. Perché gli schieramenti adesso stanno, no, centrano sulla parte occupazionale, centra sul fatto che ci stanno il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici, centra col fatto che ci sta il blocco delle perequazioni delle pensioni, centra col fatto che stanno chiudendo i negozi. C'è il fatto che stanno chiudendo gli ospedali, c'è il fatto che gli infermieri sono pochi, bisogna fare assunzioni. No, bisogna fare assunzioni, caro Aldo, perché tu puoi ridere quanto vuoi. Io non ridi, piangi. Ma il welfare che lo stanno distruggendo. No, il fatto che stanno distruggendo il welfare. Tu ti devi preoccupare, tu ti devi preoccupare. Se 100 dipendenti possono avere un carico che ci vorrebbero 1000 dipendenti. Ti devi chiedere perché gli ospedali non funzionano, perché mancano forse un po' di infermieri, perché noi il pubblico impiego ha fatto sciopero il 26 del governo Renzi, governo di centro, aiutato dalla destra, aiutato da Verdini, aiutato dal programma di Berlusconi che voleva la privatizzazione della sanità, della scuola e della previdenza. E privatizzazione di sanità, scuola e previdenza è il fondamento del welfare. Quindi quando si vuole privatizzare la sanità pubblica e dire meglio la sanità privata di quella pubblica, si sta facendo un danno a livello occupazionale, a livello di benessere, a livello di redistribuzione della ricchezza, come non mai. Quindi questo è il vero problema della questione, perché se i negozi chiudono, caro Luigi, è per il fatto che sono 8 anni che i dipendenti pubblici hanno uno stipendio bloccato, è il fatto che si chiudono, non c'è più turnover, non fanno assunzioni, del governo sostenuto anche da Forza Italia e da Verdini. Ed è questo stiamo dicendo. Stiamo dicendo che ci deve essere nello scenario europeo, purtroppo gran parte di quel patrimonio di sinistra se l'è preso il 5 Stelle, ci doveva essere una politica europea che dai paesi del Mediterraneo, Grecia, Spagna, Portogallo e soprattutto Italia, ci vuole un ribaltamento di quella che è la politica europea. La politica deve essere redistribuzione della ricchezza, teorie keynesiane della piena occupazione, perché quando si parla di lavoro e di occupazione bisogna sapere chi è John Maynard Keynes. Ma però non andiamo ai grandi sistemi. Quello è. Abbiamo salvato. E allora Non ho mai visto un Derry così, il welfare è fondamentale. Se non si capisce l'importanza, le basi della civiltà, diritto alla salute, diritto al lavoro, non stiamo è la Costituzione quella. Siamo nell'umile Polifemo. No, ma serve anche quello, anche l'umile Polifemo serve. Certo, e per questo ci siamo. Vorrei puntualizzare che abbiamo oggi l'ILVA, l'ENI, discariche, inceneritori a gogò, abbiamo tutta l'industrializzazione e ce ne vogliono aggiungere altre con Tempa Rossa. Ma abbiamo anche il più alto tasso di disoccupazione in Italia e nella regione. A Taranto raggiunge il 57% di disoccupati. I giovani non hanno lavoro, i giovani vanno via da Taranto perché non c'è lavoro, e abbiamo l'ILVA, abbiamo l'ENI e abbiamo un sacco di soldi pubblici che stanno foraggiando l'ILVA perché continui a produrre anche se perde 2,5 milioni al giorno e continui a uccidere. Di soldi pubblici oltre a morire, quindi non è soltanto una questione che riguarda la sanità. Noi abbiamo un'emergenza anche sociale dovuta proprio alla presenza di queste grandi industrie inquinanti, vecchie, obsolete, impattanti e che hanno creato il ricatto occupazionale. Per me il ricatto occupazionale è stata una scelta dei governi di non darci alternative, a cominciare dal porto, perché io sono una fan, ero una fan negli anni passati del Distripark, di Agromed, sono arrivati milioni di euro a Taranto in banca, ma questi progetti non sono il Distripark è servito solo a far fare affari non per gli espropri e per i terreni e basta. Partiti? La struttura c'è, perché sta lì. Perché mi disse un comandante, di cui non voglio fare il nome, mi disse, io stupita, disse, ma
com'è? C'è tanta, voglio dire, incapacità nei nostri, cioè nei nostri politici che non riescono politici, a fare. Classe dirigente, nella classe dirigente. Allora, i imprenditori devono essere. Era una scelta una volta politica, che c'è la struttura, l'infrastruttura c'è. La politica non fa decollare i dissipa teadrome, perché il comandante mi aprì gli occhi e mi disse: mia, signora mia, se tanto avesse. Non c'erano investitori, non c'era chi voleva investire. Era pubblico, hanno voluto il pubblico. Ma come non c'era, c'era investitori? Come sono venuti? Hanno fatto pure il privato. Perché non hanno realizzato la struttura? Esistono dei capannoni. Esistono abbandonati dal cugino di De Gennaro, di quello che ha fatto l'Interporto a Bari. Esistono abbandonati perché? Perché non è decollato il dissipar pubblico. Ma perché non c'è un mercato? Non è decollato l'agromed. Okay. Esistono ancora. Non allora, c'è il mercato. Vabbè, perché? Fammi finire, dai. Allora, perché non è decollato? Politica, il politico non fa l'imprenditore. C'è stato un ritardo. Il comandante mi ha detto: signora mia, se Taranto avesse un'alternativa come quella del porto, ma lei pensa che sceglierebbero di andare a morire nell'aria a caldo di Taranto? Queste sono state le testuali. Ma non è finita, perché noi abbiamo, siamo una terra baciata dagli dèi, noi abbiamo una bellezza paesaggistica fuori dall'ordinario, abbiamo delle unicità, non soltanto nella bellezza della nostra terra, ma anche per la nostra storia. Il turismo culturale, Torino. Chiude la Fiat, 100.000 disoccupati, chiude la Fiat a Torino. Torino si è riscoperta una città culturale. E io le lo posso dire perché ci vado quasi ogni 15 giorni per la Juventus. Però le posso, senza andare a Bilbao, parliamo della nostra Torino. È il un turismo verde, culturale. È un viverde, e io sa cosa voglio fare? Sai cosa voglio fare? La bellezza paesaggistica, la nostra storia. Voglio fare un paragone, voglio fare proprio far vedere, no? Far capire come si è deindustrializzata Torino. La stessa cosa potrebbe fare Torino è una città verde, terribilmente verde. Certo, dobbiamo curarla, la nostra città, abbellirla. Io viaggio, ho la fortuna di viaggiare, e quindi di vedere come in Toscana, ovunque in Italia, anche piccoli borghi, piccolissimi borghi, che voglio dire, la riempiono di fiori, e lì gira l'economia, Imprenditori che bene, ci mettono i capitali. Bene, è tutto. Ma no, autoimprenditorialità, i giovani, io ho fatto un convegno, i giovani autoimprenditori, non devono arrivare anche, magari per iniziare i grandi imprenditori, ma anche i giovani, locali, iniziative di autoimprenditorialità. Ok, una puntata davvero ricca, una puntata combattuta. Beh, ho saputo scegliere i miei ospiti. Ringraziamo Mimmo Cotugno, consigliere comunale di Democratici e Progressisti, Aldo Renna, consigliere comunale di Taranto, Conservatori e Riformisti, Ernesto Deri, compagno di sinistra. Vabbè, dalla dicitura che devo scrivere, compagno di sinistra. Come vuoi, Italia. Basta di sinistra. Basta che si sia Lina Ambrogimelli, una ecologista. De Verdi. Ecologista, la mia è una lista civica che si chiama Ecologista. Te lo dico sempre. Tu okay, devi fare opposizione politica. Bene, è tutto.